Benvenuti a tutti in questo Dietro lo Show. Io sono Rodrigo IV, non mi drogo da 4 settimane. Rigaz, come butta? Andremo a creare una canzone potentissima dove semplicemente nominerò 50 youtuber nel giro di 2 minuti. E ci pensavo da circa una settimana di fare questa roba fighissima, siccome voglio creare un video che giri un po' per YouTube Italia. Il mio intento è che si diffonda ampiamente. Quando voi vedrete questo video già sapremo se sarà andato bene o male il video. Ma l'idea è quella di fare un video che spacchi e che giri un po' per YouTube, che magari qualche big veda questo lavoro. La strumentale, per fortuna, ce l'ho già questa volta. Una strumentale che avevo scaricato diversi anni fa e non ho mai trovato l'occasione giusta per poterla utilizzare. Un ritmo tipo funky, come piace a me, uno dei miei preferiti, sinceramente. E il beat dura poco più di 2 minuti, quindi è perfetto per quello che io voglio fare. Molto allegro, movimentato. Ok, il beat è questa roba qua più o meno. Mo' parte la parte figa, tranquilli. Ehi! Yeah! Quindi andremo a creare questa figata di canzone, nella quale il testo andrà impostato in modo diverso, perché dovrò prima fare un elenco di 50 youtuber da nominare, per poi andare a creare le rime una dopo l'altra. E quindi comincerò un attimo a creare l'elenco degli youtuber che nominerò. Alle mie spalle c'è l'elenco dei 50 youtuber che nominerò. Ovviamente i primi sono stati semplicissimi da scrivere perché vengono subito. Per gli ultimi sono dovuto andare un po' a indagare in giro. Però ce li abbiamo. Ci sono tantissimi youtuber in Italia con tantissimi iscritti. Quindi non escludo una possibile seconda parte di altri 50 youtuber in 2 minuti. La parte più complicata: intersecare tutte le parole, tutti i nomi per farli entrare in 2 minuti di rap. Bentornati a tutti, ragazzi. Mi sta esplodendo la testa. Ho iniziato il testo, ho fatto più di quanto mi aspettassi in questa prima sessione. È passata circa un'ora e sono ai tre quarti del testo all'incirca, perché mi mancano ancora una quindicina di nomi circa. Le rime che ho scritto sono ancora provvisorie, perché poi bisogna sistemarle con i quattro quarti, con la metrica, col tempo, e bisogna piazzare tutto bene perché venga una canzone abbastanza fluida e non siano frasi buttate lì. Sono abbastanza soddisfatto, ma penso che per oggi non scriverò più nulla, anche perché tra un po' devo andare a lavoro e comincia a girarmi un po' la testa. Sono veramente a buon punto. Mi mancano circa una quindicina, una ventina di nomi da inserire nel testo. E poi avrò un'infarinatura generale del pezzo. Il lavoro successivo sarà di farlo entrare tutto nei quattro quarti, tenendo anche in conto il fatto che io non devo morire mentre canto la canzone. È un testo molto complesso perché sei vincolato da certe parole, cercando anche di dare una sorta di senso a ciò che dici. Penso che sia uno dei testi più complicati che abbia dovuto scrivere finora su YouTube, perché sono tante parole, il tempo è limitato, però sono consapevole delle mie capacità e ce la farò. Uno per gli stronzi, due per lo show, tre per la monetizzazione di Matana Wilbosh. Faccio sempre più scalpore come qua, senza alcun trucco. Pio make up, che noia, fino a che io non comincio. Sono cane ma non secco, nada gamer però ciccio. Faccio re, ma sto pezzo è lezzo, me l'ha detto pure Zeb. Ok, sarò rincoglionito, però me quanto il berico quando mi si ripresenta in video il canale di DJ che non mi bastano gli iscritti di quei due sul server. Fare hit come Christian Ice e dopo fidarsi con Tyler Stretch. So che è difficile da credere questa informazione, ma ho ufficialmente appena finito di scrivere il testo. È stata una cazzo di fatica immane. Abbiamo tutti i nomi in 2 minuti di traccia. La parte più difficile ora sarà ricordarmi la variazione della metrica nel corso della canzone, perché la mia voce va variando. Dovrò ricordarmi le pause, tutti i cambiamenti di velocità che ci sono nelle frasi, e quindi sarà complicatissimo registrarla facendola tutta ad un fiato. Semplicemente valuterò se è meglio dividerla in parti oppure se fare una filata unica, e staremo a vedere. Ok, stiamo per creare ufficialmente la canzone. Tutto è pronto, tutto impostato. Ho deciso di dividere il testo in 3 parti da 16 barre. Andare un po' più rapido, perché magari se ogni volta devo ricominciare dall'inizio perderei il triplo del tempo. Quindi chiudo 16 barre, provo a farle il meglio che posso, poi faccio altre 16, altre 16, perché in totale sono 48. E che Dio ce la mandi buona. Ah, ah, e lo sai, e non si sente, puttana troia. Vado, eh. Poco casino in sala. Faccio sempre più scalpore come Crua, ma cerco la perfezione come Pantellas. Porca puttana, puttana! In video il canale di The Jack, ma mi bastano gli iscritti di quei due sul server! Vai così, vai così!
Ok, ce l'abbiamo, amore. Le prime 16 barre sono state chiuse. È bello fare il video mentre sto facendo la canzone, perché posso festeggiare insieme a voi il risultato di un pezzo, capito? Mi capite? È un video con gli Otobi, una dedica per Laila e Fabi J, è il primo milione in Italia. Oppure un vlog con Violetta, ma amore, ho sbagliato. In 3D come Pio, siamo tutti fancazzisti con più trucchi di Clio. Minchia, c'è quel pezzo che mi sono intortatissimo, no? Fabi J è il primo milione in Italia. Con Violetta Rox ha avuto degli email a commentare il mio show, cazzo! Perché perdo il tempo? Porca troia. Siamo tutti fancazzisti con più trucchi di Clio. Merda. Le pup di No Coldis fanno sfondo a questa fiaba, pure Dario quando dice a tutti puppami la fava. Minchia. Fallo un po' più complicata la frase. Le pup di No Coldit fanno sfondo a questa fiaba, pure Dario quando dice a tutti puppami la fava. Ho risbagliato quel pezzo, no? Ma meglio giocherina con un semplice sguardo, siamo se... Fanculizzati di nuovo. Conquisto in 3D come Pio e siamo tutti fancazzisti con più trucchi di Clio. Eh sì! E andiamo! La seconda parte è stata registrata e quindi manca solamente le ultime 16 barre. E dopo vabbè, tutti gli ultimi dettagli che sono come gli sporchi o le doppie. Poi vediamo se c'è tempo per fare un intro, un outro. Comunque siamo a buon punto. Come la Menchi, i nuovi ventenni vogliono essere Stepney. Nuovi ventenni vogliono essere Stepney. Minchia, Stepney, ma che cazzo di nome ti sei messo? E amendrebbe da Dio? Sì, amendrebbe. Amendrebbe. Dai, ammettilo che like me lo sono meritato. Forse ci siamo. Ok, abbiamo tutte le 48 barre registrate, divise in tre parti, che ora verranno unite nella stessa traccia per creare la canzone. Manca solamente fare le doppie e gli sporchi, però questo ve lo risparmio. E successivamente verrà fatto il lavoro di mixaggio, metteremo in ordine tutti i volumi, aggiungeremo qualche eco, faremo un sacco di cose poco interessanti per voi, però porteremo a casa un'altra hit. Ciao, siamo qui per il dietro lo show di 50 youtuber in 2 minuti. Nell'inquadratura che voi state vedendo ora in questo momento abbiamo piazzato una luce dietro che fa molto blau, la luce davanti sennò si vedrebbe come il culo, e il microfono ovviamente è staccato perché è tutta scena. Siamo già tutti pronti a registrare, giocherina sarà lì a gestire il sound mentre si gratta le chiappe. Non è vero. Ah, e partiremo a breve a reppare. Ho sbagliato il testo tipo 15.364 volte. Ora abbiamo la prima ripresa con il primo sfondo, che a me piace un botto, davvero la adoro. Penso di usarla pure per altri videoclip. Ditemi in un commento se vi piace. Minchia ragazzi, che cosa ho creato? Sto figo così? Ok ragazzi, siamo pronti per la seconda ripresa. Ok ragazzi, la seconda ripresa è appena stata terminata. Questa inquadratura qua spacca veramente gli ani. Sono molto soddisfatto e mo ci faremo un culo così per trovare la terza inquadratura, nella quale non canterò ma semplicemente canticchierò, ballerò, riderò, sputerò, scorreggerò, per tappare i buchi dove mi sono dimenticato il testo, perché è capitato, anche a noi fighi ci capita. E, e ci vediamo tra poco per il dietro lo show. Abbiamo deciso di fare l'ultima inquadratura fuori per non so per quale motivo, perché la stanza dopo un po' ti affossa. Giocherina curerà queste riprese esterne. Ok, abbiamo deciso che ballerò in questa ripresa. Magari prendiamo questa parete qua che è un po' più pulita. E questa c'ha qua la parte verde, lì qua c'è il coso, fa schifo. Siamo qui nelle fasi finali dell'uscita del videoclip, ovvero il montaggio. E attualmente ho appena semplicemente messo in sequenza le parti dove io canto. Le mani in tasca e canto! Mi puzza il culo e canto! Mia madre bgasce e canto! Semplicemente ho fatto questo per ora. Avevo fatto più riprese con un cappellino rosso e dopo delle riprese fuori mentre ballavo, ma ho deciso di toglierle tutte e fare il video più tutto sulla stessa linea, usando una sola ripresa e mettendo delle parti un po' modificate, semplicemente capovolgendo l'inquadratura in alcuni pezzi per renderlo un po' più dinamico, perché voglio che la gente si concentri più sul testo piuttosto che a me che rappo. Dunque ho deciso di scrivere il testo nel videoclip, cioè mettere una sorta di sottotitolo segnalando i nomi dei youtuber di colore rosso, mettendo l'apposita fotografia quando rappo il loro pezzo. Quindi ora verrà la parte più complicata, cioè non più complicata, più noiosa della roba, perché dovrò cercarmi 50 foto su internet delle persone che nomino, quindi dovrò scaricarle tutte, dovrò sistemare,
farle della dimensione corretta per mettere nel video. E sono 50 youtuber, ragazzi, quindi mi aspetta un gran lavoro da fare. Ci tengo a precisare che il lavoro lo farò totalmente su Photoshop, e dopo quello che andrò a fare sarà semplicemente metterle davanti a Make Repo, perché metterò una barra col testo e la fotina. Vabbè, dopo capirete quando lo farò, perché da spiegare è un po' complicato, ma farò tutto con Photoshop facendo praticamente una barra PNG da piazzare davanti, già posizionata dove la voglio io, così non perderò ulteriore tempo ogni volta a posizionare la fottuta barra dove mi serve. Chiaro, no? Cioè, elementare. Seguitemi che andiamo a farlo. Devo creare una cartella, perché sto youtubers. L'ho messo con la Z, sono proprio Saimpa. Allora, io andrei a cercare direttamente youtuber su Facebook e mi scarico le foto profilo. Che hijo de puta. Ho già trovato tutte le foto degli youtuber, ho creato già il layout per scrivere il testo in sovraimpressione durante il video. È stato un lavoraccio, però non ho ancora finito, perché bisogna ancora creare tutte le fotine piccole e rotonde di tutti gli youtuber. Quindi ci metterà ancora un bel po', ragazzi, ma alla fine ce la farò. Ebbene sì, ragazzi, sto reindirizzando il video. Abbiamo concluso la creazione di questo capolavoro della musica italiana. Si è fatto una certa ora, è tardissimo. La mia ragazza giocherina sta già dormendo qua di fianco a me e non la svegliano nemmeno le cannonate. Io il lavoro l'ho concluso, sono molto soddisfatto per il momento. Ora non ci resta che creare la copertina, pubblicarla e vedere che cosa succederà dopo la pubblicazione. Io adesso faccio solamente una cosa: me ne vado a dormire. Cioè, ragazzi, ora ditemi se certi youtuber, no, dalla dubbia capacità talentuosa, si metterebbero mai a fare una copertina del genere. Cioè, io ho ritagliato 50 foto di 50 youtuber differenti per farli piccoli così e metterli in una copertina che probabilmente neanche si vedrà, però l'effetto è potentissimo. Tutto qua, ragazzi, oppure per fare il video ho dovuto ritagliare tanto foto. Rendetevi conto che queste qua sono esattamente 102 fotografie utilizzato per fare tutto il mio video. Assurdo, ragazzi. Il video è stato pubblicato oltre 24 ore fa. Andiamo a fare una sorta di resoconto di come è andato il video e a leggere le vostre prime impressioni a caldo. Dunque, il video ha ottenuto 180 visualizzazioni, 67 mi piace e 2 non mi piace. Quindi direi che il responso è totalmente positivo. Questo video mi ha portato esattamente un iscritto e lo ringrazio davvero di cuore per essersi unito alla nostra famiglia. Ed ora andiamo a vedere i vostri commenti a caldo. Slaty, sempre detto che c'è tanto talento in questo ragazzo, bella bro. Grazie mille, Marco. Gabri Games, Minchino, Rodrigo, grazie a te, Gabri, per essere passato. Teddy Factotum, ammazza, io non ci sarei mai riuscito a fare un lavorone così. Bravo Rodrigo. Grazie mille Teddy, mi fa veramente piacere che tu sia passata e ti mando un bacione enorme. Hai notato che ti nomino pure a te? Sì, vero. Roby De Marzi mi ha dedicato proprio delle rime tutte per me. Io lo dico da più di un anno gridando con affanno che quando rappa Rodrigo IV lo fa fino all'infarto. Se non ti iscrivi, guardati Alberico, sei solo un poveretto che non sa che Rodrigo è il più fico. Giulio Liotta, gli mando un salutone. Dice: sei sempre una bomba, non deludi mai. Grazie Giulio, gentilissimo. Webcam Scalt dice: ma complimenti, è stupendo. Domi 18, il video spacca come al solito. Il flow c'è, la metrica anche. Bella Rodri, continua così. Sospiro dice: bro, cazzo se spacca, complimentissimi davvero, grazie mille. Mia mamma dice: grandissimo, mitico, grazie mamma. Ian2Go dice: genio, nerd time, possiamo chiudere YouTube addirittura, grazie. Derek Fiaronis dice: fantastico. Trot Alessandro: what's that? Bellissima, grazie mille. Loredana Nicotra dice: Rodri, sei un fottutissimo genio. Sono rimasta senza parole, sei un grande, continua così. Senz'altro continuerò così. Barto The Driver dice: bella Rodrigo, che spettacolo. Grizzly dice: mitichermo. Incubo Official dice: ogni pezzo spacca più di quello precedente. Grande Rodri, sto pezzo merita moltissimo. Grazie davvero di cuore. Cos dice: te lo sei meritato davvero, grande, grazie mille. E Sandra Ciano che dice: like più che meritato. Ora, questo è ciò che avete pensato del mio video di 50 youtuber in 2 minuti. Ci tengo a dire che io sono molto soddisfatto del risultato, perché non è venuta una canzone poi del tutto banale.
banale ed è abbastanza divertente a parer mio, e il video penso che sia semplice ma ben lavorato. È stato uno dei testi più complicati che abbia fatto, perché quando sei vincolato da certe parole devi pure dire magari più o meno quello che pensi, o utilizzare il nome per fare un gioco di parole. Io ho fatto del mio meglio, spero che abbiate apprezzato davvero lo sforzo che c'è stato dietro questa canzone. Spero che pure questo dietro lo show vi sia piaciuto, che vi abbia acchiappato. Poi ho finito, ragazzi. Se il video ti ha acchiappato, lascia un puccio Renzo e lascia un cazzo di commento. Alla prossima! Ciao! E se sentite la mia mancanza.